L'Aquila, capitale della cultura. Io l'Aquila in questi anni l'ho vista rifiorire, ricostruire una città da zero e poi è veramente una città bella, bella, bella. Ho scelto di venire all'Aquila perché l'Aquila è una piccola città immersa nella natura, dove si può sognare guardando il cielo ed è per questo che ho deciso di portare i miei figli qui. L'Aquila è una città che cammina. Sono venuta a abitare qua prima del terremoto, ho vissuto anch'io il terremoto e la cosa migliore che si può fare è camminare. Nella cultura l'uomo trova se stesso, trova il momento in cui dà il meglio di sé. E non c'è molta differenza tra il mondo della montagna e il mondo della cultura. Entrambi sono un cammino che ti portano nel tempo a innalzarti. L'Aquila è di per sé già una culla di cultura, e accoglie e muove tutto ciò che arriva. Che offre del terreno fertile per chi è giovane e ha voglia di investire nella propria arte, perché spesso basta insomma anche guardarsi intorno per riuscire a trovare una determinata ispirazione. Sicuramente la prima risposta è ispirazione, perché l'Aquila è il capoluogo d'Abruzzo e l'Abruzzo è la regione più verde d'Europa. Questo valore è fondamentale per la forte emergenza ambientale che abbiamo e soprattutto perché l'evento culturale e il contenuto artistico non si fermano meramente a se stessi, ma devono valorizzare anche il benessere psicofisico e il rispetto nei confronti dei luoghi in cui viviamo. Una città che, grazie anche all'innovazione tecnologica, tende comunque a diventare intelligente e sempre più sicura. Una città sostenibile, innovativa e efficiente. L'Aquila, capitale della cultura! Significa che noi valorizziamo una parte centrale dell'Italia. Potrebbe migliorare i rapporti tra di noi, un rapporto di collaborazione davvero leale e che ci faccia considerare come un tutt'uno, piccole parti di qualcosa di molto più grande ma che ci riguarda tutti. E una città come l'Aquila può far sognare studenti di tutto il mondo. L'insieme di questo patrimonio culturale e cognitivo è concentrato all'interno di una città che, con il titolo di capitale italiana, potrebbe veramente diventare un modello, un paradigma, un laboratorio sociale di analisi e di diffusione della cultura e della conoscenza che può dare un esempio scalabile anche in altri contesti. L'Aquila ormai nel suo passato è diventata già una capitale, la capitale della resilienza. E indubbiamente saremmo pronti ad affrontare questa sfida, diciamo così. La cultura aiuta a vivere meglio e lì dove si fa cultura le comunità stanno meglio insieme e ritrovano anche in questa modernità che spinge sempre più a trovare gli elementi di differenziazione, gli elementi di divisione. La cultura al contrario spinge a trovare i motivi per stare insieme, i motivi della convivenza civile e pacifica. L'Aquila è un cuore, ma tutti noi ce l'abbiamo dentro l'Aquila.